One girl action. Video nuovo. Video di Tremabel. Alla vostra porca madre. Tremabel, un canale sempre fresco di cui fidarsi. Oggi vi racconterò un'incredibile storia, ragazzi. La storia dell'Etna Comics 2023. Una storia pazzesca, una storia che vi farà dire: ma perché Tremabel inizia sempre i video dicendo una storia pazzesca, una storia che vi farà dire? Scopriamolo in questo incredibile video chiamato La mia esperienza all'Etna Comics. Aspetta, faccio un effetto speciale. La mia esperienza all'Etna Comics 2023. Spero di aver fatto un effetto speciale divertente che mi avrà rotto il cazzo per tipo 40 minuti e potevo veramente risparmiarmelo. Un saluto al Tremabel del futuro che probabilmente ora si starà rompendo il cazzo e sicuramente vorrà fare un suo commento. Il mio commento è vaffanculo, non mi metti in difficoltà. Sono psicopatico. Ma andiamo avanti! Tutto inizia in un giorno in cui mi scrive Marco Merrino, il grande Marco, che mi dice: oh, ma ti va di venire all'Etna Comics? Già me l'aveva preannunciato qualche mese prima dicendomi no, perché sicuramente ti inviterò, però quando effettivamente è successo ho detto: merda, ma allora valgo qualcosa per questa cazzo di scena, non sono soltanto un TikToker. Cioè, Marco Merrino mi ha presentato durante la conferenza come un TikToker, il primo TikToker, e l'ho messo subito a tacere quel coglione. La partenza sarebbe dovuta essere 1 giugno, primo giorno dell'Etna Comics. Il 31 maggio Marco Merrino mi dice: no, no, ma tu sei il secondo e il terzo giorno. Grande Marco, grande organizzazione, tu sì che sei un vero content creator. Ho preso per la prima volta un aereo nella mia vita ed è successa una cosa carinissima. Ora non ho qui il mio portafoglio. Mark, mi puoi per favore dare il mio portafoglio al volo? Certo. Dovete sapere, mi sono fatto male ai coglioni. La partenza è velocissima, quindi è velocissima e tu vedi per la prima volta il mondo che si rimpicciolisce sotto di te. Ed è pazzesco. Io sono molto pro a godersi le prime volte. Qualsiasi tipo di prima volta. La prima volta che prendi l'aereo, la prima volta che fai l'amore, la prima volta che insulti un negro. Ero da solo nel viaggio e mi cago completamente addosso e c'era una signora vicino a me, una signorina bellissima, che mi fa tipo: tutto bene? Sì. Arriviamo a Catania e questa signorina meravigliosa mi dice: questo è stato il tuo primo viaggio in aereo? Ora ti do questa cosa. E mi regala questo. Io l'ho guardata senza ironia e le ho detto: tu sei una luce, tu sei bellissima, sei, che bella cosa che hai fatto. E lei mi fa: e se ti ricapiterà di stare vicino a qualcuno che fa per la prima volta un viaggio in aereo, tu regalagli questo. Ho detto: signorina, lei deve fare l'amore con me stasera. Vabbè, aspetto l'autista che mi porta all'Etna Comics. Ovviamente chiamato all'ultimo. Un saluto a Marco Merrino e alla sua organizzazione. No, vabbè, non è vero, non è venuto all'ultimo. Però aspetto l'autista. E la cosa divertente è che io ero nella stessa macchina di Fabrizio Mazzotta. Chi cazzo è Fabrizio Mazzotta? Bro, ci pagano 3 euro per andare a questa fiera del fumetto. 3 buoni motivi per non andarci. 1, non voglio vedere Cristina da Vienna mangiare della pasta fredda scondita e non voglio stare in una sala VIP con delle erbette al posto del pavimento. 2, fa schifo. 3, fa schifo. Ci sono dei doppiatori che ti faranno le vocine per farti contento. Action! Ehi, 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 seguite Tremabel! Ve lo ordina Crassi il clown! Ehi, 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 ehi! Fiera del fumetto. Quindi ragazzi, io ero all'interno della stessa macchina con il doppiatore di Krusty il Clown. Arrivo in fiera e dico: merda, che è tutto meraviglioso, è tutto bellissimo, tantissima gente, tantissime persone che anche mi fermano. Appena arrivato, bellissimo, mi sento veramente apprezzato e non vedevo l'ora di godermi appieno questa fiera. Ma siamo ancora all'inizio di questa storia. Cosa succede? Io entro nell'area VIP. Sai, proprio il buco, no? Il film Il Buco, con tutti quelli che stanno al piano di sopra, che hanno un sacco di cibo e poi bastardi pezzenti che pagano 10 euro per un hot dog di merda. Io sai cosa ho fatto? Sono andato giù e ho preso quell'hot dog di merda insieme alla gente che mi segue. E questo non fa di me un ipocrita perché comunque stavo nell'area VIP dopo averlo fatto. No. Vero? Quindi io arrivo nell'area VIP. Ragazzi, la prima cosa che faccio è farmi dare il braccialetto, il pass al collo. Mi giro e avevo davanti a me Caparezza.
Ragazzi, io avevo veramente davanti a me Caparezza cioè io mi giro a caso, immaginate, non so come dirvi. Questa è Caparezza, ok? Cioè questa è una persona importante per voi, sta qua, no? Sì, no, sì, il cazzo in culo, grazie, il coso grande. Bro, si può fare uno sketch su Caparezza sul suo ultimo album che è una merda? No, Exuvia non è così male, bro. Fa cagare. Preferiresti che Caparezza faccia un altro album come Exuvia o chiedergli scusa perché lo insulti sempre? Scusami. Ti volevo chiedere scusa. No, non ti preoccupare. Ok. A posto. Un canale sempre fresco di cui fidarsi. Quell'uomo non mi ama. In quel momento mi stavo cagando addosso, non sapevo cosa dire, volevo solo dirgli ti amo, sei il migliore di tutti. Ma la mia mente traduce tutto questo con vuoi fare uno sketch? E io gli dico, capa, a me il tuo album non è piaciuto tanto, il tuo ultimo album. E lui mi risponde, guarda, quando avrai dai 40 ai 47 anni ti piacerà. E io sono stato zitto e ho detto, capa, ok. Vado alla zona Creator Lounge, ovvero quella gestita da Marco Merrino. Sono stato lì dietro al backstage, lì dietro, ragazzi, è successo qualsiasi cosa. Tutto è successo là dentro. Rob McQuack che sborra. E mi incontro con Marco, mi incontro con tutti quanti. Già da quel momento comincio a percepire un'atmosfera di inclusione, ma non un'inclusione del tipo ah, ma tu sei Dremabel, ma sei quel pazzo che fa le cose. No. Era un'inclusione del tipo ah, ma tu sei Dremabel, quello che fa le cose. Ok. Cioè, niente di esaltante, non... In senso buono però, di solito è sei un pazzo, ti accetto. Invece in questo caso era siamo tutti dei pazzi, siamo tutti a posto. E io ho fatto la conoscenza di tantissime persone che ho seguito nel tempo e che dal vivo sono dei pezzi di pane, sono meravigliosi. Uno su tutti, per esempio, lo stesso Rob McQuack, Victor Laszlo. Un grande, ragazzi, ci ha fatto morire dal ridere. Ed era sempre nel mood, una di quelle persone che sta sempre dentro la situazione, che magari non parla, parlava chiaramente, ma magari non dice neanche niente, però sta lì, è presente. Ci sta, ti dice una roba ed è sul pezzo. Ti fa la citazione al film, al volo, del film più schifoso e sconosciuto del pianeta. E tu stai là e dici, merda Victor, insegnami la vita. Io la prima cosa che faccio appena vedo Rob McQuack è dirgli, Rob, ma che cazzo te frega? Ma che cazzo te ne frega? Lui tutto intrippato, no, perché quando la gente dice le cose sbagliate, le cose false, ci stai male, perché io qua... Io lo guardavo, Rob, ma sborra di più. Devi sborrare sempre. Tu devi sborrare, ti dicono che sborri e fai schifo, tu sborra. Nel dubbio, sborra, Rob. Ed è stato il leitmotiv di questi due giorni, perché io Rob l'ho avuto in hotel. Io e Rob abbiamo dormito insieme. Ti ha sborrato addosso? Non mi ha sborrato addosso. È un cucciolo che ho avvertito avesse veramente bisogno di amore e affetto incondizionato. Non mi sono tirato indietro perché se lo meritava, cazzo. Poi ragazzi, ho conosciuto anche Bob e fa tutti dei contenuti incredibili, informativi. Con lui ci ho parlato un botto e lui ha la stessa mentalità mia, la stessa mentalità di Merrino, la stessa mentalità di tutti noi. Ovvero fa quello che gli piace ma in maniera molto genuina. Tengo il mio panel insieme a Marco Merrino sul politicamente corretto e sul black humor e sulla libertà di espressione. Fondamentalmente abbiamo parlato di come la satira e la comicità, più in generale, non debbano avere limiti. Per definizione, la satira e l'arte, in realtà, non può avere limiti, non può avere censure. E Marco, alla fine del discorso, ma anche la sera stessa, ma anche il giorno dopo, mi ha ringraziato. Mi ha detto, bro, grazie perché io la penso esattamente come te, ma ho talmente tante persone intorno che non la pensano come me o non combattono per questo, che io ho un po' perso la speranza, io me lo sono scordato e tu, Emanuele, me l'hai ricordato. Quindi ora voglio uscire un attimo dagli scherzi e ringraziare Marco non solo per avermi regalato un'esperienza del genere, ma per aver ricordato lui a me che combattere per quello in cui si crede è veramente importante, perché lui mi ha insegnato tanto di quello che ho appena detto. E paradossalmente sono stato io a ricordarglielo. Quindi ragazzi, mi sono veramente divertito e come dicevo all'inizio, la cosa più importante è stata essere all'interno di un gruppo. Mario Sturgnolo, Marco, tutte le persone che ho nominato hanno contribuito a farmi sentire un senso di unione meraviglioso. Due giorni così valgono più di 70 miliardi di euro. Veramente, non ha valore questa roba qua. E alla fine ho preso il mio secondo aereo, un po' con le lacrimine agli occhi. E me ne sono andato
me ne sono tornato a Roma con quella sensazione di forse qualche insulto in più avrei dovuto farlo a Insuccio. Crema Bell, un canale sempre fresco di cui fidarsi.